Ancora una volta protagonista il Parco Agos di Vulcania, che insieme alla Fondazione Sport City ha organizzato una straordinaria iniziativa dedicata ai giovani e non solo. Un pomeriggio all'insegna della felicità in movimento. Inoltre Giuseppe Leanza, referente regionale di Fondazione Sport City, ha consegnato una targa a Giuseppe Di Dio, quale esempio di amore per il bene comune, perché lo sport è la nuova educazione civica. Infatti Giuseppe, coadiuvato da alcuni amici, si è fatto carico di acquistare e sostituire il cesto della pallacanestro danneggiato, dando esempio di cittadinanza attiva. Questo evento è stato voluto e organizzato da Agos e in particolare dalla community Agos for Good, che rappresento insieme ai colleghi Francesca Carrozza e Guido Cappello, che sono qui insieme a me. Questo evento rientra in un progetto ancora più grande denominato Parchi Agos Green e Smart, che ha l'obiettivo di riqualificare i parchi in tutta Italia ed essere più vicino appunto alla società, mira ad una sostenibilità ambientale e si ispira ai valori della community Agos for Good, che sono green, smart, art e sport. Ci teniamo a ringraziare il Comune di Catania per la concessione del patrocinio, ringraziare tutte le associazioni sportive e le ONLUS che hanno aderito a questa iniziativa, nonché ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito alla realizzazione di questa meravigliosa giornata al parco. Abbiamo affiancato anche questa volta Parchi Agos, che ha voluto fare una festa ulteriore qui per animare il Parco Agos di Vulcania, e siamo sempre vicini a queste iniziative con la nostra fondazione, dove c'è aria aperta, movimento, sport, gioia di vivere e gioia di fare movimento all'aperto. Fondazione Sport City è sempre presente.